eccoci ben ritrovati ancora una volta. Ci troviamo a Montorio in un punto diverso, in corrispondenza di una rotatoria si dipana il percorso che sale fin sopra al castello. Oggi siamo diretti al Piloton, un monolite di cui affronteremo i dettagli più avanti. Ma lungo il percorso andremo anche a lambire le zone legate al castello di Montorio, al Forte Gionno, detto anche della Preara, ed in chiusura di video, ormai in attesa dell'arrivo del bus urbano che ci riporti indietro, il capitello di Santa Eurosia ed il frassino fiorito a lei collegato. Cosa che ci è balenata subito alla mente è la presenza di lampioni, che uno si domanda cosa ci vanno a fare i lampioni in un posto così sperduto. L'unica spiegazione che ci siamo riusciti a fornire è stata che magari questo dovrebbe diventare un percorso proprio per uno scopo turistico, altrimenti non avrebbe avuto senso mettere dei lampioni laggiù. Quindi ci sarà un progetto. E mentre camminiamo, parlando, in lontananza un bivio ci annuncia la fine di questo primo tratto. Allora, sulla sinistra una specie di muro con un cancello assente che ci fa proseguire in salita, invece sulla destra il sentiero attuale procede costeggiando delle mura. Abbiamo deciso di fare e abbiamo girato a sinistra perché questa strada che va sulla sinistra conduce dritti al castello. Avessimo seguito invece il percorso sulla destra saremmo arrivati al Piloton e poi, scendendo dal Piloton tramite un'altra strada che va verso il basso, saremmo giunti alla Fontana delle Streghe. Quindi procediamo.
Allora, ci troviamo di nuovo sul percorso. Purtroppo il castello lo abbiamo trovato chiuso. Questo ha boicottato un po' il nostro progetto e ci stiamo dirigendo direttamente verso il pilotonno. Se vi ricordate il bivio che abbiamo incrociato prima, questa volta siamo tornati lì e siamo andati a destra. Vediamo cosa accadrà poco più avanti. Allora, ci troviamo a un nuovo bivio. Due strade. Una che va a sinistra e una che va a destra. La scelta, dovendo salire verso l'alto, cade sulla sinistra, necessariamente. Quindi noi andremo da questa parte. Nuovo bivio, ma nella scelta non possiamo sbagliare, bisogna salire. Quindi questa volta andremo a destra. Già che sto registrando e sentono anche i nostri amici che ci seguono, il pilotonno rappresenta una struttura megalitica pre-cristiana che risale al tempo dell'antica Roma. Dalle incisioni che ci sono sul pilotonno e dalla sua posizione, gli studiosi sono riusciti a risalire alla logica di posizionamento di questo megalite. Megalite che oggi, tra l'altro, risulta essere mutilato. Ecco, nel frattempo siamo giunti al Forte Gionno o Forte Preara, che io qui adesso introdurrò. C'è chi viene qui per fare un po' di arrampicata libera, perché le pietre della facciata offrono degli spuntoni, però il suo utilizzo ancora non ha trovato una collocazione definitiva certa e più ufficiale. Tornando ora al piloton, ecco, la sua struttura si trova in congiunzione con il carro della città di Verona, che era quella strada maestra presente in tutte le strade romane e che in qualche modo finiva poi nella grande piazza, che per Verona sarebbe l'attuale piazza delle Erbe. Era un luogo in cui il sorgere del sole quindi incontrava il cardo, era propiziatorio indicare delle vie che conducessero alle antiche città romane attraverso una segnaletica tipica dell'epoca, segnaletica che era fatta proprio con questi monoliti e che desse anche un po' di spazio a quella che era la religione dell'epoca. Quindi in quell'epoca si credeva agli dei dell'Olimpo, che erano stati romanizzati perché erano stati importati dalla religione, dalla cultura greca, quando Roma conquistò la Grecia. E quindi infatti noi possiamo trovare ancora oggi sotto alcuni monumenti ancora in piedi, principalmente cristiani, i templi romani. Per esempio il Duomo è costruito sopra una zona che prima era utilizzata per le saune, le terme. Il teatro romano era costruito
vicino a dei templi. Ci sono infatti dei poemi che sono scritti in latino circa 700-800 anni dopo la presunta collocazione di questo piloton, che decantano proprio l'esistenza di questi templi politeisti in città, a Verona, città che tra l'altro venne edificata come colonia intorno all'83 prima di Cristo e nel giro di 30-40 anni divenne già un villaggio piuttosto esteso. La struttura era tipica delle città romane, quindi ci stava questo cardo che era la strada maestra e c'erano tutta una serie di riti propiziatori che nella città trovavano una configurazione pratica nella collocazione di monumenti come i templi. Quindi il piloton si trova in linea d'aria in collegamento diretto con questo cardo che oggi corrisponde all'attuale via Pellicciai e con piazza Erbe. Il mistero legato a questo piloton in realtà è più che altro una leggenda costruita negli anni, perché basta pensare al fatto che la stessa natura umana tende ad assorbire la cultura dei popoli precedenti e anche a cancellarne le tracce. Quindi quello che è successo sullo stesso piloton è non solo la mutilazione del cappello superiore, ma anche la posizione di croci che non sono certo originarie del manufatto. Possiamo immaginare questo monolite come un segnale stradale delle antiche vie che collegavano le diverse città e che per questa ragione da lì si dipanavano in tre o quattro direzioni diverse. Oggi il comune ha voluto indicare queste vie con delle lastre in metallo incastonate sul suolo. Probabilmente il piloton è addirittura antecedente all'epoca romana. Per cui, considerando la forma fallica del piloton, è possibile ipotizzare che esso fosse stato posizionato come un rito propiziatorio di buon auspicio per la fertilità del terreno. Quindi, in qualche modo, rispecchiava delle credenze religiose e culturali antecedenti. Se questa ipotesi è vera, si conferma la tendenza ad assorbire e ad ampliare nelle nuove culture ciò che si può recuperare dal passato, ed è quello che fecero anche i romani prima dei cristiani, che andarono ad edificare la loro città di Verona proprio in corrispondenza di quell'allineamento astronomico di cui vi accennavo prima, quindi il cardo e via Pellicciai e piazza delle Erbe. Ed ecco il nostro piloton sulla sinistra. Per essere obiettivi bisogna riconoscere che in passato non facevano le cose per scherzo, quindi avere qui questo monolite che è resistito oltre 2000 anni innanzitutto significa che deve essere infossato nel terreno per una lunghezza almeno di qualche metro e poi significa anche che doveva avere un significato speciale. Ora, dal piloton, proseguendo sulla destra, si dipanano tre vie. Quella, quest'altra e una più piccolina qui. Noi dobbiamo prendere la più piccolina, la prima. Quella che va a sinistra ed è più piccolina, perché da quella parte si va verso Pogliano, Avesa, Parona e quindi dove ci stanno le sorgenti delle streghe. Allora, il sentiero che abbiamo scelto di prendere è risultato piuttosto dissestato. Non siamo sicuri che ci porti nella direzione giusta e neanche Google Map ci ha potuto aiutare, perché non sono sentieri battuti di frequente.
c'è veramente un altro bivio qua. Il blu va a sinistra. Diventa giallo-rosso a sinistra. Invece il giallo-blu è ancora dritto. Allora, c'è una cartina. Dice che noi stiamo venendo dal Piloton. Se scendiamo giù andiamo a Villa Balladoro. Se invece andiamo dritti a Novaglie. Ecco, la Fontana delle Streghe è un luogo storico collegato probabilmente con i riti pagani del solstizio d'estate e quindi al Piloton. Questo luogo risale pertanto a migliaia di anni fa. Oggi, in apparente stato di decadenza, si associa adesso la presenza di animali leggendari, meglio noti come anguane, che sono un ibrido tra una donna, un pipistrello e un serpente. La leggenda è stata coltivata di generazione in generazione per insegnare ai più giovani a tenersi lontano dai pericoli. Pericoli che possono essere rappresentati anche da latrine profonde e quindi pozzi dove, cadendo, era difficile recuperarli. Adesso siamo diretti da Mizzole alla fermata per prendere l'autobus urbano, il numero 13, che ci riporterà nella città di Verona. Uno speciale riferimento, una speciale menzione può essere fatta per quest'albero che esce fuori da questa abitazione, che ora che ci avviciniamo osserveremo più nel dettaglio. Si tratta infatti di una pianta considerata miracolosa perché ormai secca in epoca della Seconda Guerra Mondiale, durante le incursioni naziste, ha ripreso vita dopo un voto fatto dalla popolazione del posto affinché potessero trovare una grazia dai nazisti. La pianta riprese a crescere rigogliosa più di prima, la popolazione venne salvata e ne uscì indenne dalla guerra. Questa pianta oggi è un santuario vivente, testimonia una storia di stenti, di sofferenza e di rischio per la sopravvivenza stessa.
Ecco qua. La leggenda del frassino fiorito.